Salve ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Alessandro Passaro e dalle Oriccia di Fiorino. Oggi vi vado a spiegare più o meno l'alimentazione che vado a somministrare ai miei canarini. Allora, partiamo subito col dire che i miei canarini. Gli somministravo il C4 della Pico, poi ho iniziato a da somministrare la C5 se non erro della Pico, che contiene anche Pirilla, e che comunque contiene un po' di grassi in più, perché in questo periodo comunque dopo la muta, diciamo, dopo fine muta, si inizia con il dare qualcosa per farli ingrassare, ma più che altro alle femmine, non tanto ai maschi. Però diciamo che come inizio va bene sia ai maschi che alle femmine. Poi a un certo punto bisogna controllare un po' i maschietti. Se i maschietti stanno ingrassando un pochettino troppo, allora bisogna metterli tra virgolette a dieta, ovvero non somministrargli più questi grassi, ovvero quali ora vi vado ad elencare. Io gli do, oltre alla miscela dei semi, gli do anche il pastoncino morbido e secco insieme. Quando poi si avvicina il momento della riproduzione, o diciamo il pre-cova, diciamo, gli vado a inserire cose per fare ingrassare più che altro le femmine, però nello stesso tempo do tutte e due, maschi e femmine. Gli somministro il pastoncino morbido e secco con all'interno semi Germix, perché io non ho tempo di diciamo di più che tempo, a me è una zona abbastanza umida dove abito, e quindi possono, se non li tolgo a tempo, se non se li mangiano subito, o magari non se li mangiano affatto, possono sviluppare delle muffe sopra, al quale fa male ai canarini. Quindi per evitare tutto questo io gli somministro Germix qui all'interno del pastone. Con diciamo anche in un altro pastone che alterno io 2 volte a settimana gli do un pastone con Germix all'interno, e un altro giorno gli do, il secondo giorno della settimana gli do couscous pastoncino secco e piselli, in modo tale da integrare quanto più grassi possibili per fare ingrassare, perché hanno bisogno di ingrassare un pochettino per affrontare il periodo della riproduzione. Poi ovviamente, oltre a somministrare erbe, che già comunque per chi mi segue sa, tipo tarassaco, echinacea, aspettate, tarassaco, echinacea, origano, timo, erbe pratiche, diciamo, che servono a tante cose per loro, come servono anche a noi, perché anche noi facciamo le tisane di echinacea, di timo, di finocchio, eccetera, eccetera, che servono a varie cose, così fanno bene anche a loro, che purtroppo, essendo, ecco, in voliere, non possono comunque prenderselo in natura, ovviamente, quindi lo dobbiamo somministrare noi. Poi, oltre a questo, gli do il peperoncino. Il peperoncino però lo si dà o prima che inizia la muta o dopo. In realtà, prima non glielo do mai, glielo do sempre dopo che hanno finito la muta, in modo tale così da somministrare alcune vitamine che ovviamente non vado a dargli artificialmente, ma gliele do naturalmente, per anche comunque far salire un pochettino i maschietti. E comunque contiene vitamine che gli fanno bene. Poi gli do anche l'aglio una volta a settimana, sempre come il peperoncino, che è antimicotico, antisettico e tutto quanto, comunque è come si dice, anche
non mi ricordo, non mi viene il termine, diciamo fette di arancia, che gli fa molto bene, la vitamina C, aiuta comunque a stimolarli un pochettino, e questo. Io comunque gli do anche la bieta, che ce l'ho nei vasi, c'ho anche un piccolo orticello dove coltivo le erbe, che a loro fa bene. La bieta però non eccedo, quindi la do una volta a settimana, e invece il tarassaco e tutte le altre erbe gliela posso dare. Quindi nulla. Ho detto tutto quello che do. E quindi questo, la situazione attuale all'interno del mio allevamento è ancora così, stanno ancora nelle voliere, comunque gli somministro questa cosa, un attimo, e scusatemi, e quindi niente, questo, vabbè, vi lascio, e buona domenica a tutti e al prossimo video, arrivederci.